Lapsista in racca in tennette. Edimburgo, 16 aprile 1874. È il giorno più freddo del mondo e nevica. Le fontane si trasformano in composizioni di ghiaccio. Il vecchio fiume si è mascherato da lago di zucchero a velo che si estende fino al mare. Il frastuono della risacca echeggia come vetri rotti. La brina ricopre di paillette il corpo dei gatti. Gli alberi sono fate in camicia da notte, che distendono le braccia e sbadigliano alla luna. E è talmente freddo che gli uccelli si congelano in volo e si schiantano al suolo. È proprio in questo momento della storia che nasce il protagonista della Meccanica del Cuore, Jack. Allora, nasce sulla cima della collina più alta di Edimburgo, dove c'era una casetta in cui viveva una donna molto particolare. In città la chiamavano strega, la chiamavano pazza. In realtà era una levatrice che aiutava quelle donne come prostitute o altre ragazze giovanissime che non volevano o non potevano tenere i propri bambini. E in seguito aiutava anche a far adottare questi bambini. Questa donna, di nome Madeleine, aveva un hobby molto particolare, cioè si dedicava alle protesi meccaniche, le creava, le aggiustava. Ed è proprio quando nasce Jack che una di queste protesi, tra virgolette, le risulterà utilissima, in quanto Jack alla nascita ha un cuore che non batte e quindi lei pensa sia congelato. Ovviamente nascendo nella notte più fredda del mondo si rischia di nascere con il cuore congelato e quindi sostituisce il cuore di Jack con un orologio. È un orologio cuckoo. E lui dovrà stare attento in tutta la sua vita a non provare emozioni troppo forti, come ad esempio innamorarsi, perché il suo meccanismo, il meccanismo del suo cuore, la meccanica del suo cuore, rischierebbe di andare in tilt. Fortunatamente, ciò accade. Lui si innamora di una ragazzina che incontra al suo decimo compleanno, quando Madeleine decide di portarlo a fare una passeggiata per la città, e qui lui incontra appunto questa cantante andalusa di nome Acacia. In seguito perderà i contatti con questa ragazza perché era una nomade, una cantante andalusa che si spostava continuamente, e quindi lui intraprenderà un viaggio aiutato da vari personaggi alla ricerca di questa ragazza, che troverà, insomma non vi dico nient'altro su questa storia d'amore, vale la pena leggerla. Il personaggio di cui vorrei parlarvi non è uno dei protagonisti, oddio, sì, è importante, però non è il personaggio principale, è un aiutante del protagonista, e cioè Georges Méliès, illusionista e regista francese. Jack cerca qualcuno che possa aggiustare il suo cuore o comunque rimpiazzarlo con un cuore nuovo. Va da un orologiaio che però lo manda via. Un secondo orologiaio invece lo manda da Georges Méliès, appunto quest'uomo considerato un mago. Méliès non aiuterà Jack solo dal punto di vista materiale, ma darà anche consigli in materia amorosa e comunque lo accompagnerà nel suo viaggio verso l'Andalusia alla ricerca di Miss Acacia. Allora, Méliès nasce a Parigi nel 1861 e morirà nel 1938. Come ho già detto, era un regista e illusionista francese, considerato il secondo padre del cinema dopo i fratelli Lumière. A lui si devono numerose sperimentazioni per quanto riguarda le tecniche narrative cinematografiche o anche i primi montaggi. Anche i temi trattati non sono comuni, non c'è una storia lineare nei suoi film, ma
ci sono più che altro delle scene che partono da una materia realistica e poi sfociano nella fantascienza, tant'è che è considerato il primo regista di fantascienza con il film Viaggio sulla Luna, Viaggio nella Luna, Voyage dans la Lune. Allora, iniziò come illusionista, lavorando al teatro Robert Houdin. Qui metteva in scena appunto numeri di magia o facendo proiezioni con la lanterna magica e quindi spettacoli di questo genere. Assistette alla prima proiezione cinematografica dei fratelli Lumière il 28 dicembre del 1895. Talmente affascinato e capì subito le potenzialità di questo nuovo mezzo che decise di intraprendere questa strada di sperimentazione e regia. Un esempio di montaggio nel cinema risale al 1896. Praticamente Méliès riprende un numero di magia in cui copre con un telo una donna. Poi stoppa la macchina da presa, fa sparire la donna e riattacca la macchina da presa e quindi è come se la donna fosse scomparsa nel nulla, unendo le due scene appunto. Una sua biografia romanzata fa risalire l'invenzione, diciamo, del montaggio ad un fatto casuale, e cioè lui stava effettuando delle riprese quando la macchina da presa si inceppò e poi riprese a funzionare poco dopo. Quindi nella prima ripresa c'era una carrozza che passava per la strada, nella seconda parte c'era un carro funebre. Méliès diresse circa 1500 film che duravano variabilmente da 1 a 40 minuti, ce ne sono rimasti solo circa 500, poco più di 500, che per lo più sono frammenti però. Il film più noto di Georges Méliès è del 1902 ed è il Voyage dans la Lune. Per questo film prese spunto dalle opere di Jules Verne. Allora, fu un successo mondiale e fu anche il primo caso di pirateria, in quanto alcune persone, su richiesta di Thomas Edison, corruppero il proprietario di un teatro di Londra per farsi consegnare una copia del film e per poi farne diverse copie e mandarle in scena, proiettarle in America senza pagare nulla a Méliès. In realtà la compagnia cinematografica di Méliès, la Star Film, andò in bancarotta nel 1913, perché in realtà Méliès vendeva le copie, una copia di ogni film che faceva, ma non prendeva nulla sulle singole proiezioni. Quindi paradossalmente, man mano che cresceva il suo nome e la sua fama, lui si impoveriva sempre di più, la sua compagnia. Quindi alla fine, con lo scoppio soprattutto della Prima Guerra Mondiale, fallì del tutto la Star Film e lui tornò a fare i suoi spettacoli di magia, di illusionismo. Dopodiché conobbe Jeanne d'Arcy, che sposò, con cui si andò a occupare del chiosco che Jeanne possedeva, era un chiosco di giocattoli. E fu proprio in questo chiosco che un giornalista e poi i surrealisti riscoprirono la figura di Méliès, organizzandone la prima retrospettiva cinematografica. Quando morì nel 1938 fu sepolto al cimitero del Père Lachaise a Parigi. Nei film di Méliès ci sono delle scene anche un po' macabre, non lo so, delle decapitazioni, delle morti violente, però è tutto preso come un gioco, ha poco di realistico, è tutto sì, con un'atmosfera un po' giocosa.
Uno degli effetti speciali, tra virgolette, tipico del cinema di Méliès è la proiezione di film a colori. La colorazione avveniva sulle singole pellicole ed era fatta a mano e ovviamente non era precisissima, c'erano delle donne spesso che lavoravano con grandi lenti di ingrandimento e che coloravano i singoli pezzi della pellicola, però ovviamente c'erano le sfumature. E quindi le immagini apparivano sempre più come delle macchie di colore, più che come soggetti ben definiti. Curiosità, sicuramente ricorderete il film recente di La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Martin Scorsese, in cui appunto si parla della figura di Méliès. E poi c'è un video degli Smashing Pumpkins, che si intitola Tonight Tonight, in cui ci sono scene riprese da diversi film di Méliès. È un video molto colorato e molto divertente. Vi consiglio di andare a vedere su YouTube anche i trailer, soprattutto quello francese. Una cosa curiosa che ho scoperto è che lo scrittore, Mathias Massieu, fa parte di un gruppo musicale Dionysos, è un gruppo rock francese. Loro hanno composto un album proprio prendendo spunto dal libro, che è il terzo libro dell'autore. È interessante anche il sito di Méliès. Sul sito Georges Méliès, no, Méliès.eu c'è una voce molto curiosa che dice, in italiano, noi cerchiamo. Siamo alla ricerca di, e praticamente chiedono che qualsiasi persona dovesse avere in casa propria dei cimeli di Méliès, possa contattare i responsabili di questo sito per vedere se effettivamente, ad esempio, una lettera sia appartenuta a Méliès oppure degli oggetti, perché comunque la sua vita è stata ricchissima di incontri, è stato in tantissimi luoghi, quindi può aver lasciato tracce un po' ovunque. Quindi se avete qualcuno, magari conoscete qualcuno dalla Francia che potrebbe avere qualche oggetto, contattate il sito.